Il Lignago non parte bene, terza giornata del campionato e ancora una sconfitta, 1-0 in casa per opera di Castellana Castelgofredo. Intanto al decimo in decisione del numero 2 del Lignago Falchetto, ne approfitta Co per Boldini in seconda battuta dopo la deviazione e la spinta del destro di Co da parte di Budicin. Decimo di gioco, passano 10 minuti, andiamo al ventesimo con ancora Co e Scalco, area di rigore, il destro di Scalco è centrale, Budicin rimedia in calcio d'angolo alla meglio. Arioli 32esimo, c'è tanto Castellana Castelgofredo in campo alla Sandrini domenica e il destro da lontano è di appunto il numero 8 Arioli, 35esimo Arioli, Co e Scalco confezionano una bella occasione ancora per i mantovani con il sinistro di Scalco deviato in qualche maniera da Budicin e poi allontanato il pallone da parte di Gramacci. Chance per il Lignago al sesto di gioco, sinistro sul fondo da parte, credo di aver visto, Tommaso Lella. Ancora secondo tempo, 28esimo, il gol del vantaggio e poi gol vittoria, un'incertezza clamorosa in area di rigore del Lignago, fa tutto molto male Michael Andriani, sulla palla arriva Boldini che non perdona Budicin, 28esimo di gioco, Castellana Castelgofredo in vantaggio al Sandrini, la rovesciata splendida di Tommaso Lella, 44esimo, servito da Viviani in area di rigore, poi ancora Castellana 46esimo con Eco, limite dell'area, lascia partire il suo sinistro, c'è una deviazione, Budicin si deve impegnare non poco, poi arriva Falchetto a rimediare la respinta di Budicin, area di rigore ancora di Castellana per il disperato tentativo del Lignago di pareggiare, ma Andriani dalla sua rovesciata è parata bene da Bonitti.